E più ascolto questa canzone di Ermal Meta, più mi piace, veramente bellissima. Crea questa atmosfera magica, devo dire. Lunedì 11 luglio 2016, come annunciato in precedenza, sono molto contenta di ospitare ancora una volta qui con me l'assessore Luigi Torriti, Valverde, Sport, Turismo, Spettacolo, Cultura e tanto tanto altro. Buongiorno assessore, benvenuto Luigi. Ciao Ala, buongiorno, grazie di avermi riaccolto. Ci fa molto piacere, tra l'altro, quando si parla di arte, quando si parla di eventi, quando si parla di manifestazioni, come per esempio è già cominciata praticamente giorno 8 luglio con il primo evento Valverde in Arte, a cura di Giovanni Cultrere, e poi chiaramente con Luigi Torrisi qui con noi, che ci parla di questa rassegna bellissima. Sì, diciamo, più che altro è una terza edizione, quest'anno fa un po' il salto di qualità grazie anche alla location. Ecco, diciamo questa storica location. Sì, la location è il chiostro del santuario Madonna di Valverde, che caratterizza l'intero paese, diciamo. E da oltre 20 anni non si entrava lì per fare degli spettacoli. Prima di noi, considera, sono entrati artisti del calibro di Guccini, di Gino Paoli, diciamo, artisti di fama nazionale e internazionale anche. E quindi dopo 20 anni questo grande ritorno. Un grande ritorno, un grandissimo ritorno. E, ci fu, dico, ho scritto una nota per ringraziare un po' tutti. E dove ho detto ci hanno paragonato, ci hanno detto non si vedevano cose, sembrava di essere tornati al tempo di Angelo Scandura, che per chi sa di chi parliamo, diciamo, è stato anche il direttore artistico dell'Etna Fest a Catania, come si chiama? Mi aiuterai tu. Comunque, sì. Una persona culturalmente ben conosciuta, ecco, che ha portato artisti veramente di fama. Di grande calibro, di grandissimo calibro. E quest'anno siamo tornati all'altezza, diciamo, Giovanni Cultrera non ci ha fatto rimpiangere quei tempi. E il tutto, ci tengo a ringraziare la preziosissima collaborazione, che più che altro è stato un vero e proprio coordinamento organizzativo, quello di Clara Pennisi, consigliere comunale, che in ambito artistico, diciamo, è lei che si occupa di tutto questo. Ma cosa ci sarà in tutto luglio? Quindi grande arte, musica, teatro, arte in generale. Cosa ci sarà di bello? Ecco, diamo qualche appuntamento di questa rassegna. Possiamo dare già il prossimo, che è il 15 luglio, venerdì prossimo, con il Tango Sensation. Che bello. Sì, ci sarà un'esibizione di maestri tanghieri, con la possibilità finale di ballo libero, diciamo, di approccio al tango, anche per chi volesse avvicinarsi a questa cultura. Può sperimentare il 15 luglio alle 21, quindi prima ci sono loro e poi ci si può insomma provare. Sì, sì, si può accedere. A ballare il tango, che bello. Saremo ben indirizzati. Questo si svolgerà in piazza, sarà l'unico di questi eventi che si svolge in piazza per esigenze, diciamo, logistiche. Diciamo che l'ingresso per tutte le rassegne è gratuito, quindi è una cosa importante questa. Sì. Potete andare tranquillamente, ingresso libero. L'ingresso è libero. L'unica cosa che noi abbiamo messo, diciamo, abbiamo posizionato al chiostro, è un offertorio, perché chi volesse, chi ha aggredito e chi vuole continuare a sostenere non tanto l'iniziativa ma le attività di riapertura del chiostro, ristrutturazione e quant'altro, diciamo, può dare una mano al nuovo parroco, Padre Nei, che approfitto per ringraziare, che con la sua meravigliosa apertura, diciamo, ci ha permesso tutto questo e tutto ciò di cui già discutiamo, e c'è grande fermento. Quindi tutto lui, appuntamento da non perdere con Valverde in Arte. E quali sono invece i prossimi appuntamenti a Valverde? Sì, allora, sempre a luglio, perché la rassegna dura fino ad agosto, sempre a luglio abbiamo il 24 luglio, domenica, la Notte Bianca. Bellissimo. Notte Bianca valverdese, Vincenzo Bellini, i commercianti scendono in piazza. Anche questo è un evento storico, questo è l'anno delle prime, quindi una prima, un grande ritorno al chiostro, una prima assoluta, la Notte Bianca dei commercianti, quindi una grande richiesta a loro, per cui si esporranno i loro prodotti fino a mezzanotte, un evento quindi che, Notte, diciamo, Bianca a tutti gli effetti, in arte anche questo. Sì, e poi anche c'è questo. Anche un altro appuntamento, quello, permettimi di dire, a cura dell'agenzia Stella dei Venti, di Federico Sapienza, anche perché ultimamente ci sentiamo quotidianamente almeno 5 volte al giorno, quindi salutiamo, mi sembra anche noi, mi sembra giusto ringraziarlo e salutarlo. E poi torna la Festa della Birra, sempre poi, a Valverde. La Festa della Birra, la sua seconda edizione, diciamo, di questo, di un calibro di natura veramente superiore. Con quest'anno ci saranno i Nigga Radio e i Brigantini. Appuntamento quindi da non perdere a Valverde. Mi raccomando, ringrazio Luigi Torrisi, assessore. Grazie per essere stato con noi. Torniamo prestissimo. Grazie, Paolo. Ciao.